non succede niente, non succede niente, non Paolo, non succede niente. Paolo, Fabio, sì? devo chiedervi scusa in anticipo, però io per zizzagnare Leone ogni tanto devo usarvi, no? Sì. Dai. Per istigarlo adesso gli ho mandato questo, senti. Più invidioso di tutti nei tuoi confronti è Paolo. E Fabio. L'invidia, non invidia. Quello non serve a un cazzo, non farà mai un cazzo. Sono invidiosi. Ti odiano, Leo, ti odiano tutti. Anzi, mi pare da tanti. Io sono l'unico che gli dà retta ad andare in ufficio. Fai finta. Adesso, ma domani mattina mi tocca sorbirlo. Sì, sono cazzi tuoi. Senti, è venuto a salutarci Patrick di Radio Monte Carlo, l'unico non omosessuale. Vabbè, niente, molto saluto, dimmi almeno ciao. Ciao Patrick! Ciao, Patrick! Bello, Tra l'altro ricordiamo che Patrick ha subito, è uno dei tanti DJ produttori che ha subito un furto da sti mafiosi di merda del mondo della dance. Pitbull gli inculò un pezzo. Scusa, Patrick. Questo l'ha fatto Patrick. E Pitbull l'ha sentito durante il Miami Music Conference e ha preso la base e ci ha cantato sopra, senza dirgli un cazzo, capito? Ma poi come è andata avanti la storia? Un bel po'. T'ha pagato? Sì, qualcosina sì. È per questo che hai l'aereo della Ferrari? Sì, esatto. Di Louis Vuitton. Però non diciamolo all'agenzia delle entrate perché... No, ma scusa, ma quella diceria che ti ha accolto con una pistola dicendo, ma senti, cioè, com'è? Cosa? No, era il mio socio, Nicola. Allora è vera quella cosa? Sì, è vero, è vero. Con Nicola, quindi infatti non c'è più Nicola e non esiste più. Ma veramente vi ha minacciato con la pistola? Ma sì, raccontiamo la storia. Sul tavolo, sì, dai, sì. Di la storia. La storia com'è andata veramente, dai. No, niente, lui è stato fatto tutto in maniera regolare. Ci abbiamo creduto tutti. Ha tolto tutti i proiettili, ne ha lasciato solo uno. Esatto. Senti, la testa di cavallo, te l'ha messa a destra o a sinistra? Gli ha messo la testa di Bob Sinclair nel perché sono le minacce dei DJ quelle. No, ma veramente non è uno scherzo. Adesso sai, è un po' calato il fenomeno di ste feste che facevano a Miami e tutto. Però una volta al Miami Winter Music Conference venivano tutti i DJ di tutto il mondo, non solo quelli famosi, anche gli sfigati o gente giovane. No, non è vero, gente giovane che aveva delle belle idee. Lui aveva portato questa base di I Know You Want Me e Pitbull l'ha presa e ci ha cantato sopra e l'ha pubblicata e ci ha fatto anche un sacco di grana. Allora tu ti sei incazzato. Certo, ha fatto come si dice, fallire la società? No. Sì, perché non voleva. Ha fatto fallire la sua società? La Pitbull è slabrador. Alla fine gli abbiamo dovuto bloccare tutto e poi ci siamo messi d'accordo. Ma tipo numeri importanti o? 6 milioni di dischi venduti. Porca troia. Niente. 6 milioni di dischi venduti, a te ti avrà dato cosa? 2 euro. A disco però, capito? Senti, ma da quanto sei a Miami? 2 minuti, 3? Sì, 3. Ah, no, torno domani, No, perché sai, vederti dietro Marco, io a un certo punto ho detto: cazzo, hai visto i video dei fantasmi di YouTube? Hai visto un albino. Beh, adesso vai d'accordo con l'altro di Miami, che però lì da 20 anni è allo tuo stesso colore. No, poverino, mi fate mandare un saluto a Erasmo, io capisco perfettamente il dolore che sta provando. Gli è morto il suo gattino che aveva da tanti anni. Wow, ragazzi. È una roba, guarda, una roba veramente, sto male per lui. Gaffman ha colpito ancora, signore. Sto rivivendo la tragedia che ho vissuto qualche mese fa, è veramente una roba pazzesca. No, ma pensa, la cosa incredibile, questo forse non ve l'abbiamo mai raccontato, ma quando ci chiusero lo zoo di 105, per quella questione con gli animalisti, non so se vi ricordate, siete stati fermi un mese, no? Era successo che un'ascoltatrice aveva mandato un messaggio dicendo che aveva perso il suo gatto. Noi, non avendo mai provato questa roba terrificante, ci abbiamo scherzato sopra e abbiamo iniziato a fare tutte le battute che abbiamo fatto, che ci hanno portato a chiudere il programma. Vorrei chiedere scusa a quell'ascoltatrice che magari non ci ascolta neanche più, ma che qualcuno magari glielo riporta, perché sono stato veramente una merda, siamo stati delle merde. Ora che ho provato il dolore che si prova perdendo un animale domestico che diventa un po' un parente, diventa parte della famiglia, capisco che cosa hai passato e siamo stati veramente, hanno fatto bene a chiuderci quel mese perché siamo stati delle merde. Quindi da oggi in poi prenderemo per il culo solo quelli con il pesce rosso, dai, bravo, dentro, bravo. Beh, i pesci rossi vanno liberati, ragazzi, non si possono tenere. Io vedo ogni tanto dei pesci rossi. Ma dove lo liberi? Ma se lo mangiano nell'immediato, Marco, dai. Ho capito, ma come fai a tenerlo in un cazzo di bicchiere d'acqua, poverino? Il mio pesce rosso c'ha anche Sky nella bolla, dai. Allora, per piacere, allora, visto che stiamo parlando l'uccello di diritti. L'uccello che sta nelle mutande tutto il giorno, esatto, tiriamo fuori i cazzi, ragazzi. Tiriamo fuori i cazzi. Liberiamo gli zingari dalle roulotte. No.
lasciamoli liberi nei prati, dove nel loro habitat. Tu sei un ignorante, Paolo. È sei un vero, grande ignorante, però. Perché non hai capito la cosa sensibile del maestro: il pene maschile. Sì. Sta chiuso dentro i pantaloni tutto il giorno. Sì, lo fai fuori uscire solo per entrare in quella grotta bagnata, magari a volte, anche sporca. Sporca, forse quella che ti fai tu. Vabbè, è uguale. Io non ne vedo una da anni. E poi lo tiri fuori per pisciare. Ma pensa che vita di merda fa. Signori, facciamo passare una legge durante questo referendum che ci consente di girare col pene di fuori. Signori, il cazzo è ai domiciliari! Diciamolo! È vero. Chiediamo a Santino. Perché molte persone durante la notte mantengono lo slip. Togliete lo slip almeno la notte. È una vergogna. Cazzo libero, signori. Cazzo libero per tutti. Free dick. Allora, ragazzi, c'è un problema. Oggi, durante Mission Santina, c'è un super ospite. C'è Alan Caligiuri che finalmente ha deciso di fare una roba per lo zoo. Nonostante forse negli accordi. E poi c'è un super ospite. Lo ascoltiamo in Mission Santina.